che immagino diventerà Spirit in the Dark o qualcosa di questo genere. Ma è stato preso, l'idea è venuta proprio da Spirit in the Dark. Lì, lì. C'era un brano di Aretha Franklin negli anni 60, credo che fosse di Aretha Franklin, che diceva Spirit in the Dark. Vedi. Ed era una specie di gospel, non è mai stato così famoso, ma insomma io me lo ricordavo. Si vede che qualcosa ti è rimasta in circolo. Ci stavi raccontando fuori onda, mentre vedevamo le immagini dello studio, del posto meraviglioso dove questo studio è ubicato. Sì. Il cuore di Los Angeles, una palazzina che era appartenuta a Charlie Chaplin, dove lui si allenava e praticava il suo mestiere, insomma. Sì, adesso ci sono 4 studi di registrazione, fanno cartoni animati, i puppets, sai, certo, quei famosi, certo. Poi c'è una sala enorme, un teatro dove fanno pratica, insomma, gli attori e vari chiamiamoli stanze, dove giovani produttori o giovani ingegneri fanno il tirocinio, insomma, fanno la gavetta, ecco. Senti, quando sei arrivato, Nicola ti ha accolto con la versione vinile del disco, del disco nuovo che si chiama Dogme, bella, elegante, anche un po' nostalgica. Io in mano avevo il CD, però nel frattempo c'era la notizia che il tuo disco è al primo posto su Spotify. Ecco, come ci si muove in mezzo a tutti questi panorami differenti? Io non mi muovo bene, perché cioè, lo accetto, perché lo devo accettare, ma mi dispiace un po', insomma, che... Il CD o il vinile, ma il vinile sì, qualcosina ha ripreso, si vede che, però insomma mi dispiace un po' perderli per strada, piano piano, no? Che i negozi ormai abbiano, in America non esistono, certo, più i negozi. Ormai sono virtuali i negozi, dischi, no? Sì, sì, anche da noi. E quindi cioè, però mentre fai un disco devi pensare che la gente lo ascolterà come fa il digitale ormai, tendenzialmente. Lo so, ma infatti cioè, quando ti trovi tutto l'album il giorno stesso su Spotify, che con le cuffiette te lo ascolti, what's the point? Cosa stiamo a parlare? No, non perché c'è devi più andare a comprare, non c'è, certo, più partita. Certo. Per esempio, tu l'hai fatta la tracklist, cioè hai detto no, Spirito nel buio la metto come prima, poi è dopo... importante. Ed è importante, e lo è. No, per la dinamica del disco, ma perché io ho ancora il concetto dell'album intero, che parte deve avere un filo e deve avere, certo, una dinamica. Certo, un racconto anche. Ma sì, certo, anche perché poi di solito nei concerti dal vivo, come faccio da molti anni, io la prima parte faccio tutto il disco nuovo, nella scaletta, cioè faccio il concerto. E però ti avrà detto qualcuno, insomma, ma sì, ma guarda che ormai se ne fottono, sentono una canzone. A me non me ne frega un cazzo. Io faccio il mio mestiere, che è quello di fare i dischi nel migliore dei modi e con le dinamiche che conosco io. Se poi uno vuol fare di un mio disco il salumiere, che va e dice aspetta, prendo un etto di pecorino, un etto di salame e mi dà un po' di fornaciaria, I don't give a shit, faccia pure quello che vuole. Senti, però io voglio che tu racconti al mio amico Nicola, che è più giovane e queste cose non le conosce, che cosa significa quella frase che c'è nel disco: c'è una luna nuova su Crossroads stasera. Sì. Che cos'è Crossroads? Allora, soprattutto vedi che c'è qui nel vinile, si vede forse dentro, ecco, vedi questo campo di sorgo, che non è mais, il sorgo è un tipo di mais che resiste di più alle basse temperature, all'umidità, è un mais più antico del mais. E ero quando siamo andati con la mia famiglia a fare un giro in aprile, a fare The Route 66, no? Che parte da St. Louis e va attraverso in l'America a Santa Monica, un mese, cose stupende, paesaggi stupendi. Se non sono indiscreto, ma puoi anche stopparmi, chi eravate? Vabbè, io, la mia compagna, mio figlio Blu, la mia assistente Laura e suo marito. Beh. Due macchine, 500 miglia al giorno. Quanti anni ha Blu? 20. 20. Perfetto. 500 miglia al giorno, wow, attraverso tutti quegli stati lì, con un attacco di appendicite, operato di appendicite. Chi, tu questo? Sì, io. No, io. A coso?
ad Amarillo in Texas, in mezzo a niente. Però puoi dire mi hanno operato ad Amarillo. Sì, in mezzo a niente. Scusa, anche qui mi faccio gli affari tuoi. Insurance o no insurance? No insurance. Quindi pagato diciamo cash. You pay cash. Pay come cash. Si dice amaro in inglese? Amaro. Bitter dicks. A lot of money, a lot of money. Bitter dicks, cazzi amari. Quello per essere breve, se no poi dopo sfugge questa crossroads che è importante. Crossroad è il crocicchio. Dove le quattro strade, sì, dove Robert Johnson ha venduto l'anima al diavolo. Bravo, uno dei padri di blues, era una schiappa, tutti lo prendevano per il culo a 20 anni, e lui è andato in questo crocicchio in ginocchio, ha chiesto My Lord, ha chiamato Signore. È venuto sul diavolo, gli ha accordato la chitarra, è tornato in questi posti dove suonavano, era il miglior chitarrista del mondo di blues, e a tutt'oggi uno come Eric Clapton o uno come Jeff Beck, sono grandi chitarristi di blues, non hanno ancora capito il metodo per cui lui riusciva a fare la melodia con una corda, i bassi con un'altra e gli accordi con un'altra. Era il diavolo. Ecco, allora, siccome in questo crocicchio io mi aspettavo di trovare dei campi di e con queste quattro strade non asfaltate, invece purtroppo sono diventate asfaltate. Ci hanno messo un palo in mezzo per ricordare Crossroads. Questa cosa. Ho detto no, sono rimasto deluso. Allora, lì vicino c'era questo campo di sorgo al tramonto, è stato fotografato per caso, l'ho messo qua perché c'è ancora una luna nuova su Crossroads, sì, come dire la leggenda non finisce mai. Era il 1938 quando Robert Johnson ha venduto l'anima al diavolo. Ora è passato stamattina. Questa è Cose, vedi, che già sai, una bella canzone dal disco nuovo di Zucchero. Insieme con lui c'è una cantante, credo norvegese, olandese, no, svedese. Frida Sundell. Come è stato il giro in macchina? Faticoso ma bello? No, faticoso no, perché guarda, l'idea è stata quella di non andare negli hotel dove devi fare il check-in e tutte le menate, aspettare quegli hotel da 4-5 stelle. Abbiamo preso i migliori motel. Tu arrivi, hai già tutto, cioè c'hai già la chiave sopra, certo, mandi i documenti prima, metti la macchina davanti, ti scarichi le tue valigie, dentro hai tutto da mangiare, da bere, caffè, eccetera. Dormi e riparti. In quanti giorni si fa, a parte appunto lì? Io l'ho fatto in un mese. Compresa la pausa dall'ospedale? L'ospedale mi ha fatto perdere un giorno, ma il giorno dopo ero già in macchina. Okay. Lì ho fatto 3 buchi, via. Però cazzo, e sai per cosa mi è beccato? Cioè, una roba la mia compagna, io guidavo, no? La mia compagna fa, ma perché non prendiamo qualche snack che ho un po' di fame? E lì c'erano delle pompe di benzina, non è che c'è, hai capito? Gli autogrill. Allora è andata, ha trovato quel che c'era e ha preso delle patatine e dei semi di girasole e vai, no? Poi lei li sbucciava perché aveva due mani, io le che guidavo bucce, prendevo così, mangiavi le bucce, dei è stato semi quello. Di ho cominciato ad avere un dolore qua. Pensa e te. Dopo 2 giorni ho detto ma sarò un po' di gastrite. Invece cazzo peggiorava, mi sono trovato in ginocchio, la Laura subito, dov'è un pronto soccorso? Dov'è un pronto? Un cazzo! Cioè. C'era una specie di primo, come si dice? Primo soccorso. Primo soccorso, appena il dottorino mi ha toccato, ha detto questa appendicite, qui devi tornare indietro da Amarillo, 200 miglia, sull'ambulanza. Appena arrivato sono attrezzati, sapevano già tutto, mi hanno beccato. E mi hanno operato mezzanotte, fanno. 3 buchi. A mezzanotte, già pronto. No, appena sono arrivato, non mi hanno fatto aspettare. Dentro, zazzac, alle 4 mi sono svegliato, bello drogato, perché mi hanno addormentato. Stavo da Dio e ho detto io adesso riparto, invece mi hanno fatto aspettare fino alle 10 per quando per ti i punti. Fanno con le preanestesie capisci tutto il mondo di quelli che non ne escono più, sì, perché dici no, cacchio. Sai cosa c'è? Che quando paghi cash ti tratta in un altro modo, c'è purtroppo da dire questo, certo. No, ma sono paesaggi, poi abbiamo deviato nello Utah,
sulle montagne rocciose, no, sul Monument Valley, queste montagne rosse. E no? Poi per te anche il piacere di essere tutto sommato abbastanza in anonimato, sì, in quei paesi lì? Diciamo che il dottore, poi quando la Laura gli ha detto, guarda, insomma siamo qui, lui è un cantante, lui è andato a vedersi su Facebook, Google, le cose, su Google, e mi ha operato con senza una donna. Questo mi ha detto. Tutte cose che già so, tutte cose che già sai. Cose che già sai, la voce è quella di questa cantante svedese, dicevi, che si chiama Frida Sandemo. Sì. Dove l'hai trovata? Questa me l'ha segnalata Corrado Rustici, perché in America è conosciuta più che qua. Lei ha lavorato con Avicii, ha cantato ancora anche in brani di Avicii. È giovanissima, 18 anni, e scrive veramente in un modo diverso, nel senso, è melodica abbastanza, quindi non è solo... Quindi l'avete scritta insieme la canzone? Sì. Ah, okay. Lei l'ha cantata anche in italiano, ma c'è anche la versione in inglese, che è quella originale. Questo è un altro singolo, lo sai, no? Anche per me. Ma la prossima volta vieni da noi a chiedere invece di quelli lì. Loro mi dicono che forse è quell'altra che si chiama La canzone che se ne va. Però dopo la ripassiamo. No, tu sentitela, poi ti chiamo. Va bene. E mi dici meglio quell'altra. Io faccio quello che anche vuoi. Anche Sol Mama è forte. Anche Sol Mama non è male. One Nation, One Station. Cazzo. Yeah. Allora, aneddoti, ragazzi, aneddoti. Raccontava prima Zucchero di essere stato operato in questo posto sperduto. Amarillo dov'è? Amarillo, in Texas. Texas, ok. Il dottore non sapeva chi tu fossi, perché ovviamente insomma siamo nel profondo Texas. Era anche giovane il dottorino. Però si è informato, e siccome loro sono molto agili, ha scoperto che era un ragazzo importante, e ti ha operato con senza una donna. Con senza con una la donna sotto. Niente male. Dai, non è male, da Mario in sei Texas. Ispirato, detto. Vincenzo, un ascoltatore, invece chiede se puoi raccontare ancora una volta di quella volta in cui Pavarotti ti chiese di andare sul palco da Aretha a dirle che stava sbagliando l'interpretazione. Mi vuoi far ricordare un momento difficile, di tensione? Ma no, semplicemente eravamo lì per i Grammy Award, perché Pavarotti era stato nominato uomo dell'anno, e la sera prima alcuni artisti hanno, come dire, da fatto un tributo a lui, a Luciano. Ah, okay. C'ero io, c'era Sting, c'era Rita, c'era Annie Lennox, insomma gente lì che si era direi Stevie Wonder, eccetera. E quindi abbiamo fatto le nostre prove, le nostre cose a posto. L'ultima era Rita Franklin. A provare o a esibirsi? A provare. Con l'orchestra dietro, sì. Col direttore d'orchestra, perché lei voleva fare come tributo a Luciano Nessun Dorme. Okay. E quando arrivava sul finale, eravamo io, Luciano e quello dei Grammy, che poverino è morto, e vabbè, è quello, insomma, uno, quello che gestiva i Grammy, il patron dei Grammy, era un produttore importante. Eravamo lì e lei arrivava alla fine, quando c'è vincerò. L'orchestra andava perfetta, cioè con l'accento, lei non essendo italiana faceva vincero, cioè metteva l'accento sulla E invece che su invece che metterla sulla E la metteva sulla O, e non andavano d'accordo, e lei si incazzava col direttore, pum, buttando giù il microfono, I'm not gonna sing tomorrow like that, you're wrong, hai sbagliato, cazzo. Io soffrivo, perché poverino, questo era il direttore, era anche giovane, certo. Diventava bianco, cioè, poi subiva il carisma di Aretha, ma stai insomma. Scherzando, quella che ha cantato Respect, insomma, due o tre volte, tutte le volte, sulla fine, lei andava così e lui andava... Dico, Luciano, ma il direttore va bene, l'orchestra va bene, è lei che sbaglia l'accento. E lui fa, faglielo dire.
ma tu sei matto, come vai a dire tu sei matto? Guarda che lei è una professionista, sì, lei apprezzerà, lo apprezzerà per tutta la vita, sì, questa cosa. No, no, io non ci vado. Allora quell'altro dei Grammy fa, no Zucchero, believe me, vaglielo a dire, se no stiamo qui tutta la notte, sai, capito? E io coglione sotto al palco, excuse me Rita, e fa what? Guarda, non voglio insegnare niente a nessuno, ci mancherebbe. But in Italia, che il mio sogno era fare cantare con lei, okay, ho detto prima o poi ce la faccio. Quando gli ho detto così mi ha fatto what you doing for living? No. Cosa fai per vivere? Dico sono un cantante. Ok, tu fai il tuo lavoro che io faccio il mio. Così. E ha sbagliato anche nei Grammy, ora con tutto... Ah, quindi è rimasto l'errore. Vabbè, per forza. Ce l'hai? Sì. Un attimo, sentiamo. Io ti giuro sentiamo un secondo, sentiamola, sentiamo. Amo Arita, ma lì l'accento era sbagliato. Sentiamo. Sul finale devi andare. Sì, sì. Hai capito? Sì. Tutta quella voce sprecata. L'accento era non andava, perché sì, lei andava, c'ero, invece vincero. Cazzo, oddio, così. Oddio, mi sento di dire che comunque non era malaccio. Come diremmo noi, non era malaccio. Siamo dei livelli. Come hai detto Iannacci, Ciapistes. Ciapistes. Ma sì, ma hai capito, io, mi hanno messo di mezzo loro due. Certo. Infatti il giorno dopo dovevamo fare la foto ufficiale, io ero nel mezzo, Pavarotti era di qua e Rita era di qua. Lei è arrivata un po' in ritardo, quando mi ha visto ho fatto... Ancora. Si è messa vicino a Pavarotti. Ho sfumato il mio sogno di fare il duetto ormai con la grande Rita, sfumato allora, del tutto. Allora Doc, il disco nuovo di Zucchero, Sugar Fornaciari, il 4 di nell'aprile del 2020 parte il tour dall'Australia, ma in Italia ci arriverai a settembre a Verona. Esatto, ti aspettiamo dal 22 grazie. Settembre è stato grazie bello averti con noi, grazie, ciao, arrivederci. DJ chiama Italia. Passa la voglia di ascoltare DJ Chiama Italia, la trasmissione DJ Chiama Italia.